Dante si trova in compagnia di Cacciaguida che gli profetizza l'esilio, gli profetizza come saprà di sale lo pane altrui e come sarà duro calle lo scendere e il salire per l'altrui scale. Ma Cacciaguida profetizza anche che il primo rifugio, il primo ostello in cui si troverà Dante sarà Verona, ove troverà Bartolomeo della Scala e colui anche il figlio, Can Grande della Scala. Anche se il figlio al momento è piccolo, Cacciaguida anticipa a Dante che questo signore Cacciaguida, che al momento è un bambino, sarà poi pieno di magnificenza. Infatti, Dante verrà ospitato a Verona in un secondo momento proprio dal figlio di Bartolomeo della Scala, ovvero da Can Grande, che diventerà signore della città nel 1312. Dante utilizza il termine magnificenza in tre situazioni all'interno della Divina Commedia, in occasione della figura di Can Grande della Scala, che sarà un grande signore, molto ospitale e disponibile nei confronti del sommo poeta, per Beatrice che è andata in suo soccorso e grazie alla quale Dante ha incontrato la retta via, ha iniziato il cammino della fede, e poi per la Madonna che viene esaltata da San Bernardo nel canto 33° del Paradiso. Tre persone che sono state particolarmente generose e importanti per la figura del sommo poeta. A Dante è quindi profetato l'esilio e in Dante sorge di nuovo la paura che espone al suo trisavolo. Ben veggio, padre mio, siccome sprona lo tempo verso me per colpo d'armi, tal che è più grave a chi più s'abbandona. Io vedo, o Trisavolo, che è profetato un esilio, ovvero una sventura che sarà tanto più grave a chi non prenderà provvedimenti opportuni. Perché di provvedenza è buon che io mi armi, è opportuno che io possa prevedere, anticipare questi colpi della sventura. Sicché se loco m'è tolto più caro, io non perdessi gli altri per i miei carmi, in modo tale che è opportuno che se mi è tolta la città di Firenze, dove io sono nato, città che io amo, non mi vengano tolte anche altri luoghi di ospitalità a causa dei miei versi. Per quale ragione? Dante lo spiega. Giù per lo mondo, senza fine amaro, cioè all'inferno. E per lo monte del cui bel cacume gli occhi della mia donna mi levaro, e poi nel purgatorio dove ho incontrato Beatrice, la mia donna, che poi mi ha accompagnato in paradiso, e poscia per lo cielo, e poi di cielo in cielo, nel paradiso, di lume in lume, ho appreso quel che se io ridico a molti fia sapor di forte agrume. Ho visto delle cose, dei fatti, ho visto dei personaggi e se io racconto tutto quello che ho visto, per molti questa verità sarà come un agrume che ha un sapore molto aspro, molto fastidioso. E se io al vero sono timido amico, cioè se io non racconto tutta la verità, temo di perder viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico. Se io invece non racconto tutta la verità, ho paura di non essere ricordato. Una volta ancora in Dante ritorna la paura, quella che paura che abbiamo incontrato nei primi canti dell'Inferno, quando Dante non voleva partire per il viaggio. Ricorderemo all'inizio del canto secondo dell'Inferno, quando Dante, arrivata sera, si trova da solo e si accorge che lui è da solo in questa avventura. E le decisioni pesanti, importanti della vita sono un fardello grave per noi, perché decidere è drammatico, perché decidere significa tagliare con alcuni aspetti della vita per intraprendere una via, quella unica che ci conduce verso la montagna, verso il colle luminoso. Quindi la scelta è sempre drammatica. E una volta ancora Dante ha paura. Perché se racconta tutto quello che ha visto,
non potrà trovare nessuno che gli darà ospitalità. Pensiamo che addirittura Guido Novello da Polenta, colui che lo ospiterà a Ravenna negli ultimi anni della sua vita, è nipote, parente di Francesca, la Francesca cantata nel canto quinto dell'Inferno, e quindi Dante ha riaperto il caso dell'uccisione di Paolo e Francesca. Quel caso che non era mai stato affrontato attraverso le vie del tribunale. Ma al contempo Dante è cosciente che se non racconta la verità non potrà conseguire la fama, non potrà essere ricordato, non potrà lasciare orma, traccia nella storia. E quindi ha paura di non essere ricordato presso di noi, presso coloro che chiameranno antico questo tempo. Allora, il problema nel canto diciassettesimo del Paradiso non è soltanto la profezia dell'esilio, ma è addirittura quello della vocazione, della missione che è data a ciascuno di noi. Dante chiede al Trisavolo se debba avere il coraggio di affrontare la vita, se debba avere il coraggio di scegliere per il proprio talento e quindi di partire per quella che è la missione, la vocazione che gli è stata affidata. Lui ha visto la verità, deve raccontare tutta la verità oppure no? E la risposta di Cacciaguda è categorica. Coscienza fusca, cioè una coscienza che non sia a posto, che sia sporca, o della propria o dell'altrui vergogna, pur sentirà la tua parola brusca. Una coscienza che sia sporca sentirà la tua parola fastidiosa, forte, perché la verità è tale, può far male, ma non di me. Rimossa ogni menzogna, allontanata via ogni menzogna, raccontando soltanto la verità, tutta tua visione fa manifesta. La missione principale che abbiamo è quella di annunciare a tutti la verità e lascia pur grattà dov'è la rogna. Se una persona ha la rogna, è giusto che si gratti, ma tu non puoi non raccontare il vero. Che se la voce tua sarà molesta nel primo gusto, vital nutrimento lascerà poi quando sarà digesta. Perché se le tue parole saranno all'inizio moleste, al primo gusto, appena sono assaggiate, poi diventeranno un nutrimento vitale quando saranno digerite. Pensate, siamo nel paradiso. E Dante si avvale di un linguaggio che appartiene all'ambito basso. Come nel canto undicesimo del Paradiso, Dante si avvaleva di un linguaggio che era carnale ed erotico per parlare del matrimonio di San Francesco con Madonna Povertà, ora utilizza il linguaggio della digestione. La verità è come un cibo che quando è digerito diventa un nutrimento vitale. E poi ancora Cacciaguida dice: questo tuo grido farà come vento che le più alte cime più percuote. Le tue parole, le visioni che tu hai avuto saranno come un vento che muove le cime degli alberi, tanto più sono alte. Dante è qui inventore del marketing ante litteram, perché Cacciaguida sta spiegando a Dante che gli sono state rivelate persone importanti, ha visto personaggi importanti, imperatori, papi, cardinali e vescovi nell'aldilà, proprio perché l'uomo non ferma la sua attenzione se non su personaggi che sono noti, che sono conosciuti, ed è per questo che Dante nell'aldilà ha quasi sempre incontrato anime di personaggi illustri. Però, dice Cacciaguida, perciò ti sono mostrate in queste rote, cioè nel paradiso, nel monte, cioè nel purgatorio e nella valle dolorosa pur, cioè soltanto le anime che sono di fama note. Dante ha quindi incontrato grandi personaggi, deve avere il coraggio di raccontare tutto quello che ha visto secondo verità. Ci vengono in mente le parole della segretaria di Hitler, Junge Traudl. Questa segretaria di Hitler, giovanissima quando appunto svolgeva questo compito, quando andò sulla tomba di Sophie Scholl, appartenente all'Associazione della Rosa Bianca, e vide che l'età di Sophie Scholl era la sua stessa,
si rese conto che la stessa ignoranza è colpevole. Il fatto che lei, la segretaria di Hitler, giovanissima, l'ultima segretaria, non conoscesse bene quello che faceva Hitler, non era una giustificazione. Non sapere la verità è per noi una colpa. Noi abbiamo una responsabilità che è quella di conoscere il vero. E una volta che abbiamo incontrato la verità, allora dobbiamo raccontarla a tutti. La stessa ignoranza è colpevole.